L'individuo vive continuamente soggetto ad attacchi, sia psicologici sia chimici. E questo ne determina la salute e lo stato d'animo. La storia ci insegna che l'individuo ha delle capacità per opporsi e risolvere queste situazioni, chiedendo soccorso, grazie alla conoscenza, alle virtù e alle leggi della natura. Fino a 50 anni fa, le vecchie proprio, intese come anziane di sapienza, erano detentrici di profonde conoscenze riguardo alla salute. È successo qualcosa che ha interrotto la trasmissione di queste conoscenze, perché erano legate soprattutto all'ambito rurale. Si sa che abbiamo avuto l'evoluzione, no? Il boom economico, la civiltà industrializzata, tecnologica. Da una parte abbiamo acquisito una forma di pseudo benessere, che è tutto da discutere, e da un'altra parte ci siamo allontanati ancora di più dalle leggi vere, degli equilibri della vita. E questo ci ha fatto soccorrere e andare soggetti a una forma di cura che purtroppo, ahinoi, è gestita da menti non pure mondiali, che pensano soltanto all'interesse economico, purtroppo, purtroppo. Però la natura ama e tutte queste conoscenze non sono andate perse. E dunque ci sono delle persone che si impegnano per amore, proprio per amore degli altri, perché non amano vedere la sofferenza né in sé né in altri individui, soggetti, anche animali. E con il tempo e con il cuore si dispongono a trasmettere questa conoscenza, perseguendo, praticando, ricercando, divulgando, facendo corsi, incontrandosi, discutendo, un po' alla volta, come si nutre un bambino con il cucchiaino. Io mi sento una persona di queste e mi sento anche onorato, perché non è una cosa da poco. È la natura che sceglie certi individui perché ritiene opportuni che questi individui non vivano solo per sé. Ecco, di tanto in tanto mi prendo l'onere e l'onore di fare corsi di medicina naturale, quella che oggi viene chiamata comparativa, che una volta si chiamava alternativa, ma questo termine è stato abolito, perché esiste la medicina comparativa e la medicina convenzionale, cosiddetta, che è quella allopatica. La medicina omeopatica o olistica viene chiamata comparativa. Non è niente di eccezionale, è soltanto ricollegare quell'anello che si è spezzato un po' di tempo dietro, che per grazia di Dio verso la mia persona non si è mai interrotto, perché sono cresciuto nella sapienza delle anziane. Poi la passione mi ha comunque portato allo studio, alla ricerca, alla pratica sulla fitoterapia, sulla bioenergia, che oggi è una bella fetta, diciamo, di
di cura, no? Di persone che si approcciano, stiamo parlando nella società del 15, buono 15%, non è poco. Per chi è interessato, periodicamente, non tutte le settimane, quando c'è disponibilità, ma soprattutto in base ai cicli naturali, ai periodi di raccolta di determinate piante, io organizzo dei corsi sulla raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti della natura, della fitoterapia. Per chi è interessato vedrà pubblicazione su questo blog e se vuole potrà contattarmi. E questo, concludo così, vi aspetto e vi auguro buona salute.